stile di vita. Kipewa, insieme ad ospiti sempre straordinari, ci inoltra fra arte, meditazione, musica. Meditazione del freddo, una pagina e uno stile di vita. Kipewa, insieme ad ospiti sempre straordinari, ci inoltra fra arte, meditazione, musica. Buonasera a tutti, eccoci di qua di nuovo con la puntata questa sera e parliamo sempre in modo di quello che possono essere degli argomenti importanti. Parliamo di consapevolezza, parliamo di meditazione, parliamo di vibrazioni, parliamo di amore, parliamo anche di incertezze, parliamo anche di cose molto molto particolare. Come tutte le sere ho un ospite, io ritengo un ospite eccezionale, ci parlerà anche lui. Fra poco ve lo presento ed è una persona che è un coach e fa tante 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 cose. Io adesso ve lo faccio inoltrare, lo inoltro e poi parleremo anche di quello che fa lui. Eccolo qua, ciao Damiano! Ciao, buonasera. Come Buonasera. stai? Tutto bene, grazie. Sì. Oggi è stata una Oh, è bella un giornata. piacere. Ah, fantastico. Anche per me oggi è stata una bella giornata. Qui c'è una giornata di sole. Io sono a Sanremo. Tu sei, diciamo anche alle persone che ci ascoltano, che abbiamo creato un ponte tra Sanremo e Pescara. Sì. Pescara è in Abruzzo. E io sono di origine abruzzese, come ti dicevo, dietro le quinte, quindi ho un'emozione superiore verso questo territorio che mi ha generato in qualche maniera, veramente. Vediamo delle E origini. ci siamo messi a parlare prima, alle origini, mi sono permesso prima con Damiano a scambiarci qualche battuta in dialetto abruzzese. Ecco, al di là di queste cose che stiamo dicendo, veramente mi fa piacere anche che tu ti presenti, perché io ti ho presentato in maniera molto veloce e ho detto solo che sei un essere e un ospite molto importante, come tutti gli ospiti, ma in Grazie. particolare questa sera il fatto che il legame con l'Abruzzo mi unisce di più a questo. Oltre che il legame poi per le cose che pratichi, le cose che fai. Presentati così. Io ho 43 anni, sono appunto abruzzese, per la precisione, Montesilvano, vicino Pescara, che poi vivo a Montesilvano, ma poi lavoro l'azienda è a Pescara. E sono un coach dell'ITF, la Federazione Internazionale Coaching. Mi occupo, questo è il sedicesimo anno di attività, sono entrato quest'anno nel sedicesimo anno di attività, riguardo lo sviluppo di competenze trasversali all'interno delle aziende, quindi lavoro con manager, con chi deve sviluppare leadership all'interno delle aziende, con imprenditori, e sono istruttore mindfulness, quindi mi occupo anche di tutto quello che riguarda l'ambito dello stress.
e come gestire lo stress, quindi comunque utilizzarlo in maniera positiva per essere anche più consapevoli sostanzialmente, no? Mindfulness, consapevoli, questa parola che oltre alle origini abruzzesi ci unisce, no? Dice anche questa parola qua, la consapevolezza, che poi certo, sì, perché prego, scusami. No, sviluppo, consapevolezza, formazione, quindi queste sono le cose che poi ci uniscono, la meditazione, il respiro. Infatti la prima volta che ci siamo sentiti, che abbiamo parlato, abbiamo trovato subito delle analogie, delle cose che si collegavano direttamente a tutto quanto questo mondo. Ed è molto interessante e ovviamente interessante, ed è quello che vogliamo trasferire, è quello che voglio trasferire attraverso le mie dirette. Parliamo sempre di questi di argomenti, anche perché mi sono reso conto che durante il percorso che ho fatto di meditazione, percorso di crescita, se si può dire così, ma non mi piace neanche evolutivo, perché crescita vuol dire che sono ingrassato, non mi piace il fatto di essere ingrassato, evolutivo è diverso. Mi sono reso conto che passando dai nativi americani, passando attraverso la medicina cinese, passando attraverso quello che è i monaci buddisti e altre cose del genere, poi alla fine tutti noi siamo protesi a una ricerca e ricerchiamo sempre comunque la stessa cosa, un benessere personale, un benessere comune. E questo è quello che accomuna tutti, quindi per quello che ti dicevo, gli argomenti di questa sera sono meditazione, orientamento. Ho parlato di incertezza, perché quando tu parli di stress e parli a livello aziendale, questo è fondamentale, perché una delle come il momento che stiamo vivendo adesso, che è un attimo un po' nebuloso, sicuramente la tua figura all'interno dell'azienda e all'interno di quelle che possono essere le persone fisiche, sicuramente è molto molto importante. Sì, l'ambito del l'incertezza oggi è ancora mentre prima nell'ambito aziendale, ma anche dal punto di vista personale, come dicevi, c'era una visione a 6 mesi. Adesso con tutto quello che è accaduto, no? Alcuni punti fermi si sono un po' spostati, anche l'orizzonte temporale. Molto spesso oggi si sente dire sì, ok, aspettiamo un attimo, perché si tende un po' più a navigare a vista. Il fatto dell'incertezza, una frase che mi ha sempre colpito è che l'unica è questa, l'unica certezza è l'incertezza. Cioè, è un elemento che poi è fortemente collegato allo stress, perché lo stress sostanzialmente noi lo vediamo sempre in maniera negativa tendenzialmente, però in realtà è una risposta di adattamento, no? E siamo noi che ci adattiamo all'ambiente esterno, che per definizione è incerto. Il punto di riferimento certo sostanzialmente siamo noi, cioè, no? Le nostre risorse interne, allora, che possiamo appunto accrescere, che possiamo sviluppare, che possiamo incrementare, usiamo il termine che vogliamo. E l'incertezza, e questa è una cosa sulla quale punterei l'attenzione, l'incertezza è un elemento che in qualche modo ha fatto quell'elemento trasformativo, quindi mi piace il fatto trasformazione, no, trasformativo, quindi le azioni che si vanno a mettere in atto nell'incertezza, perché di fatto l'incertezza è quella cosa che in genere, quando parlo di incertezza nelle aziende, faccio vedere un video di un lanciatore che lancia una palla da baseball. A un certo punto, proprio in quel momento, passa un uccello, lo becca al volo. Con tante conseguenze per il volatile, ma la palla non arriva a destinazione. È una cosa inaspettata. Però se ci pensiamo, così come ogni cosa dentro di sé ha un doppio aspetto, come la moneta, no? Due facce, così anche l'incertezza, perché l'incertezza è quel campo di possibilità
dove da un lato posso beccare un cielo al volo quando tiro la palla da baseball, ma dall'altro è quello che mi fa anche vincere al Superenalotto se gioco. E quindi da quel punto di vista l'incertezza può anche essere vista come il campo delle opportunità, no? Delle possibilità. Assolutamente sì, ed è bella questa definizione che hai dato. Penso che noi siamo anche abituati, solitamente reagiamo in questa maniera, chiudendoci in qualche modo e vivendo poi nell'incertezza. Ed è proprio questo passaggio di trasformazione dell'incertezza a farla diventare certezza, o perlomeno andare verso quello che può essere una certezza, quindi affrontare dei momenti poco semplici, poco facili. Ed è questo, è importantissimo proprio a livello di trasformazione, quindi, ed è quello che sicuramente fai all'interno dell'azienda, perché oggi c'è l'incertezza, quella nostra personale, dovuta ai cambiamenti esterni che stiamo vivendo oggi, lo dicevo prima, un momento poco facile sicuramente, dove l'incertezza è, ne fa da padrone, no, però sicuramente molte persone vivono un pochettino annebbiati da queste cose. Quindi è proprio da quel momento, è bello quello che dici tu, dire ok, colgo l'occasione da questa incertezza, la trasformo a qualcosa di veramente utile per me. Quindi questo è veramente importante, basilare. Sì, tra l'altro all'interno delle aziende questo elemento di questo elemento dell'incertezza, in genere l'imprenditore, è così come il manager, gli amministratori delle aziende, hanno comunque sempre avuto a che fare in un certo senso con l'incertezza, solo che c'è l'approccio proprio la resistenza, tu dicevi, parlavi prima di chiusura, no? Di chiusura nei confronti dell'incertezza, certo. Quando in realtà accettandola, insomma il termine accettazione per chi al nostro fa quello che facciamo noi è un termine molto importante, certo. Oltre che conosciuto, accettare l'incertezza significa anche poi poter agire all'interno di quell'incertezza, perché se ci chiudiamo è ovvio che poi non riusciamo, in qualche modo la rifiutiamo, come facciamo a muoverci in qualcosa che rifiutiamo? Diventa un giudizio, e il giudizio per definizione separa. Certo. All'interno delle aziende questo ha una ricaduta, perché non solo c'è l'incertezza legata all'aspetto proprio personale, come dicevi tu prima, c'è anche poi l'incertezza, certo, proprio dell'azienda. Quindi ci sta la domanda, ok, ma domani che cosa succederà? Domani avrò ancora il posto di lavoro? Domani avrò ancora? Certo, sono paure legittime, assolutamente, assolutamente sì. Sono paure che si affrontano gestendo il campo dell'incertezza, quindi andando a muoversi in quel campo di probabilità che dicevamo prima. E quindi anche mi piace anche dire, no, probabilità può significare anche opportunità. Assolutamente. Incertezza, certo, poi ovviamente crea anche quello che ne parlavi prima, e quindi crea anche stress, perché non avendo una sicurezza, quindi tutto quello, si crea anche lo stress, e quindi andiamo a lavorare anche sullo stress, andiamo a lavorare su tutte queste cose. Quindi è molto importante questo genere. Io parto sempre dal presupposto che per me è importante di tutto quanto questo, quello che parlavamo prima anche dietro le quinte, è il discorso del respiro. Immagina un momento in cui noi viviamo in maniera stressata. Io punto molto sul respiro, perché molte persone si focalizzano su quello che stiamo dicendo, ed è giusto tutto quello che stiamo dicendo, ovviamente, quello che stai dicendo dello stress, dell'incertezza, crea anche rabbia, crea anche tutte altre emozioni molto forti. Ecco, tutte queste emozioni, tutti questi concetti che ci arrivano, noi le possiamo controllare attraverso il respiro.
è importantissimo il respiro, quindi io lo ritengo veramente all'interno della pratica che io faccio della meditazione del freddo, per me è basilare proprio il conoscere la respirazione. Infatti noi quando parliamo, anche quando nasciamo e siamo bambini, fino ai 3-4 anni riusciamo automaticamente a respirare bene. Dopodiché, proprio perché ci arrivano tutte queste diciamo paletti dall'esterno, non siamo in grado di subito di assimilarli, di renderli in qualche maniera inoffensivi, ed ecco lì che il nostro respiro passa da una forma diaframmatica a una forma alta del torace. Ed è questo proprio, quindi il basarsi la concentrazione. Sono stressato, e quindi cosa faccio? Respiro, ma ho la consapevolezza del respiro, perché la consapevolezza del respiro mi dà anche la consapevolezza dello stress, e questo mi permette di variare tutta una serie di cose che stanno accadendo dentro di me. Quelle esterne non possiamo farci niente, ma quelle interne possiamo assolutamente. E io riporto questo, come ti dicevo prima, dietro le quinte, riporto proprio tutto quanto questo all'interno dell'azienda. Infatti, uno dei ponti che ci ha legato e mi ha fatto riflettere è stato proprio questo: dire, ma che bello pensare che una persona fisica sono io, ma la stessa persona fisica la posso impersonificare all'interno di un'azienda. Ed è quello che fai, è fantastico, è Certo, fantastico. sì, assolutamente. No, che poi hai ma, per, qualcuno quando vede, no, la descrizione che il coaching, la formazione, la mindfulness, sembrano tutte cose. In realtà l'aspetto, anche quello che stavi dicendo tu adesso, no, del respiro. Il respiro anche nelle pratiche di mindfulness, che sono pratiche meditative, perché nel protocollo Certo. BSR, riduzione dello stress, ci sono tutte le pratiche meditative, e la respirazione è assolutamente fondamentale, anche perché la respirazione dà tutta una serie di benefici. Oltre che tiene può essere un oggetto di meditazione, e quindi tiene la mente nel qui ed ora, che è un elemento fondamentale per gestire anche gli aspetti, quindi osservare, prendere consapevolezza, come dicevi tu, dei pensieri, delle sensazioni, delle emozioni, quindi anche che cosa provo in riferimento a quel pensiero che ho generato. E nel momento in cui prendo questa consapevolezza, poi ci posso fare qualcosa. Ma Certo. anche dà energia, il respiro, no? Porta energia a tutto il corpo. E l'elemento energetico è fondamentale nello stress, perché l'incertezza e lo stress, stress inteso in questo caso come distress, quindi lo stress negativo, cos'è che fanno? L'incertezza vista in una maniera negativa e lo stress visto in una maniera negativa tolgono energia. E quando noi abbiamo poca energia per trasformare, cioè per passare all'azione, succede che ci chiudiamo maggiormente nella nostra zona di comfort. E chiudersi nella zona di comfort aumenta poi in un certo senso, ci dà sicurezza da un lato, perché vediamo le cose come rimaniamo appunto in quello che ci fa sentire più sicuri. Però da un altro lato potrebbe aumentare la paura di uscire da quella zona di comfort. In genere, per farlo è necessario energia. Quindi la respirazione sicuramente fa a questo duplice, non solo duplice, triplice, ce ne sono tanti di benefici riguardo al respiro. Effetti. Questa cosa è assolutamente sì. Da proprio quella come l'eustress, no? La parte positiva dello stress, quella voglia di fare, Certo. quella tensione necessaria per passare all'azione. Sì, io dico che quando poi siamo anche in quell'ambito della zona comfort. Sono quasi le 9, quindi quasi posso dirlo, qui siamo tutti adulti, ci raccontiamo un sacco di palle, quindi c'è proprio l'ho detta, perché veramente e ci diamo sempre comunque in qualche maniera ragione. Poi il momento in cui questo, attraverso anche il respiro, prendiamo consapevolezza di quel momento e vogliamo uscire, io
meditazione, la mia frase, il mio claim è: o entri nel ghiaccio o rimani ghiacciato. Ed è proprio il significato, è proprio quello, perché ti crei una copertura, tra virgolette, e sei nel ghiaccio, però dici: ma nei fin di conti sto bene, fuori nel ghiaccio l'acqua è a 2 gradi, fuori è a meno 5, quindi qua sono più caldo, me ne sto tranquillamente qua, che sono anche al più caldo. Ecco, questo per dirti come ce la raccontiamo a volte su questa cosa. Ma quindi come siamo come siamo anche come siamo anche portati a dare la colpa anche magari agli altri. In un'azienda è facile pensare che quando siamo stressati la prima cosa che ci viene da pensare è dire: ma ho fatto questa cosa, ma l'ho fatta con la consapevolezza, l'ho fatta con qualche modo, l'ho fatta con coscienza. Oppure la prima cosa che ci viene da spontaneamente magari dire: sì, mi è successo questo perché l'altro non ha chiuso la porta, cioè ho preso raffreddore, adesso dico una cosa, perché l'altro non ha chiuso la porta. Bisogna andare a fare un attimo i concetti di queste cose, quindi il portare le persone a riflettere e all'interno di questi concetti, secondo me è veramente importante, perché si apre tutto un mondo veramente importante. Corina Cori ci scrive: anche ansia, certo, è proprio uno dei fattori principali questi, lo stress, l'ansia, poi si produce meno e poi viene l'ansia da stress perché si produce meno e quindi si hanno veramente, si va in escalation. Io dico, siamo in un punto fermo, possiamo crearci una spirale a salire o una spirale a scendere. Siamo noi che ci creiamo la spirale. Da quel punto o entri nel ghiaccio o rimani ghiacciato, o se no esci dal ghiaccio. Certo, sì, sì, assolutamente. Anche poi il concetto di, ecco, ad esempio nelle aziende, ma non solo nelle aziende, noi abbiamo un po' il, noi intendo l'essere umano, ma soprattutto in alcune zone, un po' la tendenza al giudizio e a ricercare un po' le colpe. Infatti, no, ad esempio in azienda a volte capita che c'è una, no, la ricerca del capro espiatorio, di chi è la colpa, piuttosto, no, di e questo non aiuta, perché la colpa è legata comunque alla violazione o di una norma morale o di una norma giuridica, no? È il colpevole. In realtà il concetto che tu stavi esprimendo è quello della responsabilità individuale, che nel momento in cui smetto di giudicare o di giudicarmi, perché anche questo è un elemento che può valere sia verso l'esterno che verso l'interno, ma faccio un'altra cosa, vado a assumermi la responsabilità, cioè vado a vedere che cos'è accaduto, quindi non di chi è la colpa, ma di chi è la responsabilità. Allora diventa un altro discorso, perché la responsabilità è legata anche al concetto del potere, cioè io posso, se io sono responsabile di quella cosa, vuol dire che anche posso fare qualcosa riguardo a quell'aspetto lì. Certo. E si traduce all'interno delle aziende nella valutazione. Tant'è che si dice, no, che giudicare e valutare sono opposti per natura, dice Porzia vestita d'avvocato nel, certo, Mercante di Venezia, no? Dice proprio questo. È una parte che io ripeto spesso, ma è talmente bella quella parte del Mercante di Venezia, è bello tutto, ma quella parte, proprio perché dà proprio il senso di questa cosa qui. Valutare, perché a volte anche questo è visto, la valutazione, ma la valutazione non è una cosa negativa, se la prendiamo veramente come valutazione, cioè la valutazione del comportamento, quindi nella dinamica, invece il giudizio... Allora. Come? Bellissima questa cosa, bello concetto che hai trasferito, molto molto bello. No. Senti, io ti chiedo anche se attraverso uno o più aneddoti che magari ti è successo
Rimanendo sui concetti che abbiamo espresso prima e adesso, se tu vuoi o puoi condividere con noi degli aneddoti, perché ritengo che comunque all'interno degli aneddoti, delle storie successe durante le pratiche, durante questa all'interno dell'azienda, avere a che fare con degli esseri, le persone riescono in qualche maniera a immedesimarsi un po' di più e fare veramente tesoro di quello che andiamo a dire. Ma sto parlando di parabole, sto parlando di racconti che già 2000 e rotti anni fa c'era qualcuno che raccontava delle cose per far capire alle persone, quindi cioè, non mi sono inventato niente in questo senso. Però ecco, mi fa piacere, io racconto anche a volte delle cose, quindi è importante. Assolutamente sì. Io ce n'è una che mi piace sempre spesso raccontare. Al limite ne diciamo un pochino perché di cose ne abbiamo dette diverse, quindi aneddoti ce ne sono, no? Ce ne sono Quello tanti. Mi ricordo che ti viene in mente. sì, mi ricordo di un. Questo è perché è una cosa positiva, perché noi in genere, no, tendiamo anche a volte, no, a guardare più gli aspetti di un po' come le notizie al telegiornale. Per trovarne una Bravo. positiva ci metti, invece diciamo una positiva, non andiamo sugli aspetti. Allora, mi ricordo, questa non è né legata alla formazione, né legata alla mindfulness, né legata al coaching, però ha a che fare con un cliente. Praticamente, che cosa è successo? Che a un certo punto. Succede questo, allora arriva il presente che in azienda ci sono i distributori automatici, no? Sì, Va via certo. chi si occupa dei distributori automatici e non si era accorto che aveva lasciato alcuni slot del distributore vuoti. Vuoti. Quindi se Sì. qualcuno metteva la monetina e non si accorgeva, veniva fuori, il prodotto non veniva fuori, si interrompeva, scalava. Ovviamente. Beh, l'amministratore dell'azienda, per evitare che le persone potessero, no, in qualche modo, le persone che lavorano all'interno dell'azienda, potessero cadere in questa cosa, si è messo là con la propria chiavetta e ha sbloccato, ha portato avanti tutti i prodotti degli slot vuoti. Questa cosa che dice, vabbè. Sembra una cosa normale. Non è, non sembra una cosa, no, vabbè, ma si fa, no, 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 no. non è così diffuso. E là io ci ho visto, tra l'altro lo conosco molto bene, quindi so, già sapevo già che era così, ma questa cosa me l'ha confermata. Il senso di responsabilità. Il senso di responsabilità, il senso di anche prendersi cura delle persone Bellissimo. che sono intorno in quel caso a lui, quindi le persone che collaborano con lui, ma in generale le persone che ci sono intorno. Io l'ho vista proprio come questo, no, se vogliamo parlare di un aspetto Bellissima, metaforico, bellissima. o meglio, l'insegnamento, io ci ho visto questa, a me ha insegnato questa cosa qua, cioè mi è arrivato questo messaggio qui e l'ho trovato molto molto bello. Questo aspetto qua. Poi Formativo, sicuramente. un'altra cosa che all'inizio, quando inizio a parlare dello stress in azienda, no? C'è l'aspetto del, ma in genere l'aspetto della mindfulness e dello stress. Solitamente la parola mindfulness, quindi che cos'è la mindfulness? Poche persone qualcuno l'ha sentita parlare, ma come chiedo? Questo invece chi lo stress, chi lo conosce? ridono tutti perché insomma è un aspetto che in qualche modo condividiamo. Però ecco, Assolutamente. quello che abbiamo detto prima Guarda, vale anche. se vuoi sprecare anche sprecare, investire due parole giusto per la mindfulness, dire anche per le persone che magari ci stanno ascoltando e non la conoscono, magari dire due parole anche per questa pratica, assolutamente mi fa piacere che tu ne possa parlare. Ti ringrazio perché io penso sia importante. Allora, mindfulness Certo.
È come, proprio come, come parola è consapevolezza, quindi sotto il cappello della mindfulness rientrano tutte le pratiche di meditazione sostanzialmente, se andiamo proprio al concetto di consapevolezza, come dicevamo prima, siamo là. Nell'ambito della mindfulness c'è un che sostanzialmente tutte le pratiche di mindfulness servono per la presenza mentale, quindi essere presenti mentalmente a quello che accade nello svolgimento del vivere momento dopo momento. Infatti la definizione che Jon Kabat-Zinn dà della mindfulness è quel particolare modo di prestare attenzione con intenzione, momento dopo momento, quindi nel momento presente, e in maniera non giudicante. Quindi questa è la definizione che ne dà. In realtà nell'ambito della mindfulness c'è proprio nello specifico un protocollo di riduzione dello stress che è il protocollo MBSR, che è composto da 8 incontri più un intensivo, quindi in totale 9 incontri, che allena proprio la persona a mantenere la presenza mentale, perché le pratiche di mindfulness si basano sulle pratiche di meditazione vipassana, quindi di chiara visione, proprio per prendere appunto consapevolezza di quello che accade, pensieri, emozioni, sensazioni, e quando noi riusciamo a individuarli, gli diamo un nome, poi possiamo farci qualcosa. E questa è la differenza fra il essere reattivi invece di essere responsivi, quindi invece che reagire, rispondere in maniera funzionale. Questo è l'ambito della mindfulness, inteso come quello che riguarda la mia professione, cioè istruttore mindfulness, che in realtà dovrebbe essere, dovrebbe essere istruttore del protocollo MBSR, però diventa... Infatti è quello che stasera io volevo scrivere, tutte le cose che tu fai, e ho detto, ma se le scrivo tutte, scrivo tutta la pappardella di cose, perché dico, restringiamo e parliamo alla restrizione di queste cose, diamogli un senso, veramente questo è importante. Guarda, tra l'altro è arrivato la Sabrina Pignani che ci scrive: da 1° ottobre sarò senza lavoro, non so cosa farò nell'immediato futuro perché ho deciso di cambiare totalmente lavoro, ho 1000 idee ma nessuna chiara, quindi ho deciso di prendermi almeno 15 giorni sabbatici che passerò in mezzo alla natura nella speranza che mi arrivi proprio da questa la mia trasformazione. Non so se sia la strada giusta, ma è quello che sento di fare. Respirerò benissimo. Sì, che tra l'altro... Io direi... Sì, rispondi pure tranquillamente. No, io direi che tutto quello che lei ha scritto è bellissimo. Toglierei solo una parola. Nella speranza. Io direi nella certezza. Sabrina, se ci stai ancora ascoltando, cancella quella parola nella speranza, mettici nella certezza, perché tanto quello che tu vuoi, tu lo sai, noi non lo sappiamo, ma tu lo sai, e quindi sai perfettamente che andare verso è sicuramente importante anche per te. Mi sono permesso, Sabrina, di dirti questa cosa, nient'altro. Per me era quello. E parlavamo prima di consapevolezza, parlavamo prima di incertezza, di ansie e tutte queste cose che apparentemente possono sembrare poco positive, ma se giriamo e gli diamo un altro significato, il significato che andiamo a dare è un significato positivo, perché è quel motore che ci spinge a fare meglio, come non ricordo il nome, Sabrina, che la sta spingendo verso un qualcosa di meglio. Ecco, è proprio il motore, quindi accendere quella scintilla. Io lo chiamo motore, ma per me è fuoco interiore, quel nostro fuoco interiore, quello ci permette veramente
riscaldare quel ghiaccio che è intorno a noi e poter uscire fuori dal ghiaccio, quindi sia di entrare che di uscire. Quindi questo è quello che penso di questa cosa. Sì, E assolutamente. Poi... quello che tu hai raccontato, Damiano, veramente bella la storia che tu hai raccontato, perché tra i concetti che mi hai passato, un concetto che mi è arrivato molto forte è stato il concetto del dare, dare a prescindere. Cioè, questa persona ha dato pochi euro sicuramente, ma non ha importanza quanto valore ha in denaro, ma quanto valore ha quello che ha fatto. Cioè, si è preso la responsabilità. Io lo vedo un attimo come è un manager, ed è giusto questa cosa, perché si è comportato da manager, si è preso le sue responsabilità e ha salvaguardato, guarda che bello questa cosa, ha salvaguardato, ha difeso gli altri da un Sì, attacco, punto. È bellissima questa cosa. che tra l'altro si è proprio preso cura della relazione con gli altri, no? Anche se gli altri poi non, questa cosa non la sanno, io la so perché c'era chi l'ha proprio, c'è cioè una persona che l'ha vista e me l'ha riportata, quindi la so per questo motivo qua, altrimenti non l'avrebbe visto nessuno. Però di fatto se ne è preso cura, come anche Sabrina adesso che scriveva, no? Si sta prendendo cura in quel caso di se stessa, no? E sono sicuro che raggiungerà l'obiettivo per una motivazione Assolutamente. noi facciamo qui in Abruzzo una cosa che si chiama il bagno nel bosco, che praticamente sarebbe cioè immergersi nel bosco sarebbe, no? Quindi proprio in un bosco. Ed Bello. è un percorso di mindfulness nella natura. E effettivamente andare a fare meditazione o una riflessione, quello che sia, nella natura, aiuta veramente. Così una partecipante una volta uscendo da questo percorso mi dice: guarda, sono state 4 ore, ma a me sono sembrate 3 giorni di ferie. Cioè, per quanto si era, vabbè, poi ognuno chiaramente quello che cerca trova. Quindi sono convinto anch'io Sì. che questa sia una scelta molto saggia, quella di Sabrina. Ma una cosa molto importante che viene fuori anche non solo da questa sera, ma anche da altre dirette che è venuto fuori, è proprio che noi abbiamo veramente tutti gli strumenti che ci servono, li abbiamo a disposizione. È come essere un contadino, io faccio questo esempio, o essere un meccanico all'interno di un'officina, dover riparare in qualche maniera un'auto, o può essere anche un contadino che ara la sua terra, cose del genere, e ha la chiave, il meccanico ha la chiave inglese, la chiave da 14, le pinze, il cacciavite, però le lascia nel cassetto e prova a svitare i bulloni con le dita, prova a fare delle correzioni, ad aggiustare delle cose con dei mezzi che si sta inventando. Abbiamo i mezzi, abbiamo gli strumenti per poter fare quello che dobbiamo, che vogliamo fare. Semplicemente che a volte lo lasciamo nel cassetto. E quando poi, alcune volte, quello che dicevi tu prima, questa persona che dice: "Bah, sono passate 4 ore, ma per me sono stati 3 giorni di ferie." Gli hai fatto semplicemente vedere, applicare uno strumento che in quel caso poteva essere il bosco, e quindi il bosco è solamente un contorno, poi tutto il resto ci ha messo del suo, è tutta Esatto. roba sua quella che ci ha messo dentro, la connessione con il bosco, e quindi sono queste le cose che devono arrivare. Impariamo, e mi ci metto anch'io, perché io non sono esule da tutte quante queste cose, perché anch'io sono umano e anch'io sto dicendo adesso molte belle parole, però tante volte mi ritrovo a dire:
ma io questa cosa la so, ma perché non la faccio? Sì. Quante volte? Certo. C'è anche a me, certo. Assolutamente. Beh, Quindi questo, siamo. questa cosa che dici, scusami, è importantissima. È una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Sono un essere umano. Però l'hai detto in un modo che non è un modo, come posso dire, non è un alibi, no? Cioè, non è come a dire, Certo. vabbè, umano, no, no, l'hai detto proprio in un modo di per quello che è. Cioè, siamo esseri umani. Certo. E qui che vuol dire? Vuol dire che non siamo perfetti, vuol dire che siamo impermanenti, vuol dire che commettiamo errori, vuol dire che. E spesso una cosa che ho notato, ma che poi non ho notato, nel senso, anche parlando con te e con anche altri colleghi, è che veramente, come noi, andiamo a guardare una cosa sotto un punto di vista piuttosto che un altro. Cambia poi radicalmente, ecco, l'errore, no? Ad esempio l'errore. L'errore, chi l'ha detto che, cioè, spesso quando si sbaglia, no? Si cerca un po' come sbaglio, punizione. No, assolutamente, l'errore può essere un errore benefico, perché da là posso imparare una serie di cose. C'è sempre questo aspetto duale nelle cose che hanno a che fare con l'essere umano, che sono bellissime. Lo dicevamo prima, no? Stress, ma può significare distress, quindi o stress negativo, eustress, incertezza, che proprio può significare appunto che becco con la palla, uccello al volo, oppure che vinco il Superenalotto. Così anche questo aspetto qui. Ma la frase che hai detto, sono un essere umano, quella è la cosa, perché a volte accettarlo non è così. C'è quella Così quell'idea facile. di perfezione, no? A volte, in alcuni casi. E invece, che a volte ci blocca anche, Guarda, ci blocca anche nei ruoli, in alcuni ruoli. io penso anche che sia molto importante l'ironia di noi stessi. Io parlo molto di paradossi. Se tu fai caso, i paradossi, possono essere veramente tanti. Perché ne hai fatto qualche esempio prima, ma ce ne sarebbero da fare, veramente. Mi sento anche di dire che tutto quello che stiamo dicendo noi, forse sì, forse no, non lo Ma so. Cioè, quindi, allora, di cosa state parlando? Ecco, di cosa stiamo parlando? È proprio questo la cosa bella del paradosso. Lao Tse parlava proprio di paradossi. La nostra vita è fatta di paradossi allucinanti e bellissimi nello stesso tempo. Ecco, la cosa che ho imparato sui paradossi è che attraverso i paradossi devi cercare l'equilibrio. Quando l'equilibrio è quella cosa, quel concetto che ti dà qualcosa in più, l'equilibrio ti dà stabilità, infatti, quando sono in meditazione, una dei mantra che dico sempre, che penso e che consiglio anche alle persone di dire, è proprio inspiro, quindi leggero come l'aria, e espiro stabile come una montagna. Quindi è un paradosso. Come faccio a essere leggero come l'aria e stabile come una montagna? Questo è già un paradosso. Ecco, però devo trovare l'equilibrio in questi due dualismi. E quindi quando trovo l'equilibrio, e cos'è? Attraverso il respiro, torniamo di nuovo lì, attraverso la consapevolezza, trovo l'equilibrio a questa cosa. Facile? No, assolutamente, non è facile, ma è questo proprio è la sfida, perché noi comunque facciamo tutti i giorni, accettiamo e accogliamo delle sfide. Quando non l'accogliamo, è il momento che ci pigliamo delle sberle a non finire. Sì, certo. Questo equilibrio è un elemento fondamentale. Se ci pensiamo, ma basta guardarsi intorno e ci rendiamo conto che laddove c'è squilibrio,
c'è anche tutta una serie di aspetti insomma, di, legati anche a malattie, legate a guerre, legate, no? A tutta una serie di elementi. Là dove c'è equilibrio, anche, ma anche lo stesso giudizio, no? La separazione noi, l'altro. Spesso è legato anche a una questione di equilibrio, ma è proprio nell'equilibrio, è proprio nella natura, cioè se noi lo vediamo, ecco perché poi, dicevamo prima, no? Andare a contatto con la natura spesso ci fa bene, perché la natura ha proprio questo, ha tutto, ha proprio questo certo. Equilibrio. E se ci pensiamo, l'equilibrio, no? Deriva anche da quella dualità che dicevamo prima. Interno esterno, positivo negativo, poi considerando anche positivo negativo, che significa? Perché noi in genere al negativo gli diamo proprio un senso di negativo e al positivo il senso proprio di positivo, in realtà no, sono due polarità, quindi non è che perfetto, benissimo. Questo è un aspetto dell'equilibrio che è assolutamente condivido, è un elemento fondamentale che tra l'altro c'è una parola che mi in genere quando dicono no ma facile, difficile. Assolutamente non è facile. La cosa fondamentale è che è possibile. Allenandolo è possibile. Quindi questo è un elemento. Qui una cosa che abbiamo detto anche dietro le quinte, quanta testa, quanto cuore, quanta passione, quanta disciplina, quanta competenza. Ecco, noi possiamo parlare di questi concetti e mi fa piacere anche che le persone riflettano su questo, perché abbiamo parlato di respiro, abbiamo parlato hai parlato di bosco, quindi se parli di bosco a me viene in mente subito, immediatamente, vibrazioni, connessione, essere connessi con noi stessi, essere connessi con quello che è all'esterno di noi, avere la consapevolezza, l'ultima parola che hai detto tu è allenamento, ma è anche allenamento, all'interno dell'allenamento c'è la disciplina, quindi tutte queste cose e tutti questi concetti che sono concetti di persone fisiche possono essere tranquillamente portati ai concetti aziendali. Quanta testa? Dice, ma l'azienda ha la testa? Sì che c'ha la testa. Quanto cuore? Ma certo, raccontavi prima di questo signore manager, ma quanto cuore ci ha messo in questa cosa? Quanta passione? Quanta disciplina anche? E quanta competenza? Cioè, e questo, facendosi queste domande, ci diamo, già in queste domande ci sono veramente delle risposte importanti. Parlo ancora di respiro, connessione, vibrazione, amore, è una parola importantissima, tutti noi conosciamo l'amore per un qualche cosa, l'amore per una persona, l'amore per una passione, e alcune volte è uno di quei strumenti che lasciamo nel cassetto. Sì, sì, l'amore è un elemento... Poi anche è proprio quel prendersi cura che dicevamo prima, e anche l'amore è una di quelle parole che ha diversi può avere diversi significati, nel senso che parlavamo di consapevolezza, no? Mi piace questa cosa qua, che le parole poi mixandole ritornano. Quindi, perché l'amore è consapevole. Ci sono diversi tipi di amore, no? C'è quell'amore dove noi siamo, quindi quel livello d'amore, se vogliamo, dove sentiamo proprio è un amore più fisico, no? Quell'innamoramento. Sì. Poi c'è un amore dove in qualche modo va a soddisfare un bisogno, però è ancora amore legato all'attaccamento, no?
io in qualche modo dipendo da, no. Dipendo dall'altro. E poi c'è l'amore consapevole, che è l'amore bellissimo, perché ti amo, ma sì. Io non dipendo da te. Tu non dipendi da me, ci amiamo perché lo abbiamo scelto, ma non c'è attaccamento, non c'è quel tipo di bisogno in quel senso là. È amore proprio consapevole, l'abbiamo scelto. Stiamo bene anche da soli, ma in questo caso ci siamo scelti. E questo bellissimo, è bello. Legato anche all'equilibrio, a quello che dicevi prima dell'equilibrio. Certo, perché io sono equilibrio. Guarda, per me, se siamo sulla stessa vibrazione, se siamo sulla stessa connessione, siamo connessi e quindi ci capiamo guardandoci negli occhi, e questo è quello che succede. Per me l'amore è anche il dare senza nulla pretendere, perché questo è anche una forma di amore importante. Poi qua veramente sono già passati, è già passata quasi un'ora, quindi figurati, se cominciamo a parlare di queste cose staremo qua tutta la serata. Però volevo veramente proprio in questo gesto di amore, gratitudine, ma non nel senso di gratitudine, ma nel senso proprio di espressione, di un dire qualcosa di piacevole, faccio passare ancora la Sabrina Bignami, che ci ha scritto ancora e dice: mi sto emozionando perché ho già sperimentato questo con la natura nei mesi scorsi. La meditazione forzata, ho fatto mesi in Austria sola nel periodo Covid, mi ha fatto uscire da una situazione molto complicata. Riuscirò, in effetti, attraverso le nostre trasmissioni e con l'azione a colori mi si è aperto un mondo e poter insegnare, se questo è il termine giusto. Meditazione è una delle idee che ho. Grazie di cuore. Grazie a te, Sabrina. È molto importante quello che hai scritto, è già il fatto che tu comunque stai condividendo con noi questo tuo sentimento, queste tue cose, è molto ma molto importante. E quello che ti ho detto prima, quello che sento, è veramente vai verso quello che senti. Considera, io lo dico, questa cosa lo dico a mio figlio, lo dico a mia figlia, ma lo dico anche alle persone che mi sono vicino, e anche quelle che incontro per caso e che mi chiedono qualcosa. Dico: guarda, che la persona più importante della tua vita sei tu. Quindi, e non è una forma di egoismo, è una forma veramente di altruismo all'eccesso, in qualche maniera, poi non è neanche questo, perché veramente il volersi bene vuol dire che voglio far star bene anche gli altri. Se io sto male, oggi stasera fossi venuto qua da arrabbiato, avrei trasmesso a Damiano e a voi tutti questa emozione. Invece io sono venuto perché oggi è una giornata per me bellissima, come tutti i giorni. Ovviamente, come tutti i giorni, ci sono delle prove, chiamiamole così, e quello che abbiamo detto è cambiare significato anche a queste cose, prenderle come un'esperienza diventa veramente importante e basilare. Damiano, guarda, abbiamo ancora 5 minuti, mi farebbe piacere che tu parlassi un attimo di te, dicessi anche come ti possono trovare le persone eventualmente, se vogliono mettersi in contatto con te, quindi tu sei a Pescara, le persone che sono vicine a Pescara, ma anche attraverso internet e altre forme, Facebook o altre cose. Allora, io sono sia su Facebook, sia su Instagram, sia su LinkedIn, quindi assolutamente lì. E poi c'è il sito www.pndcoaching.com, dove lì ci sono anche gli altri riferimenti, ma solitamente anche sui social basta scrivermi, io poi vedo e ricontatto appena possibile, e sì, assolutamente, sia qui in Abruzzo
ma in tutta Italia anche online, assolutamente sì. Ok, quindi quello che è il discorso delle aziende, stai portando avanti un discorso, ci sono dei tuoi progetti che possiamo dire in questo momento? C'è qualcosa a breve sul fuoco che stai facendo? Allora, dal punto di vista proprio delle attività, stiamo facendo in collaborazione con si chiama il Bosso, che hanno anche il Bosso Formazione, hanno queste sono due realtà che fanno capo alla stessa organizzazione, e proprio queste attività di mindfulness all'interno nella natura. C'è l'aspetto legato al bosco, poi c'è l'aspetto legato alla mindfulness, legato alla canoa, quindi canoa sul fiume Tirino, e poi ci sono dei progetti per quanto riguarda proprio dei weekend esperienziali sulla mindfulness da fare nei rifugi in montagna. Questi, diciamo, questa è la progettualità più imminente. Per quanto riguarda le aziende, in genere facciamo un discorso proprio su quelle che possono essere le esigenze specifiche di sviluppo, di formazione. Quindi a seconda facciamo un'analisi dei fabbisogni formativi e poi sviluppiamo il percorso che può vedere solo la formazione, solo il coaching, solo la mindfulness, oppure tutti e tre gli aspetti. O due, o tre, o tre. Fantastico. A seconda di quello che è necessario. Guarda, allora, come tutte le sere, io mi sento anche questa sera di chiudere con vibrazione, con connessione, consapevolezza, gratitudine nei confronti degli altri, anche perché questa sera io e te siamo qua e la voglio salutare anche la Samia perché ha fatto da ponte per farci conoscere e poi vedi come le cose si sviluppano nel tempo. Quindi attraverso questo ponte, grazie Samia, ciao Francesco, li saluto perché è veramente importante. E quello che dicevo un po' prima, dare senza niente a pretendere. E questo è una cosa molto molto bella. Io questa sera sono contento, ma dico anche, faccio passare ancora Sabrina perché mi fa piacere. Sabrina dice grazie, da stasera ho più certezze. Grazie a voi, ecco, un contatto mi servirebbe. Fantastico. Allora, io dico grazie a Sabrina, ma sicuramente le persone che ci hanno ascoltato, quello che abbiamo detto è servito anche ad altre persone. Ma anche semplicemente fosse servito solamente a Sabrina un'ora a stare assieme io e Damiano, per me io sono già ripagato e siamo già ripagati veramente per l'impegno che metto per fare queste dirette. Perché comunque queste dirette possono sembrare così, ma dietro c'è tanto, tanto lavoro, nel senso che comunque bisogna mettersi, pensare, riflettere. Quello che posso dire è che queste dirette mi sono servite anche alla riflessione su me stesso ed è molto importante. Quindi, ed è una cosa che voglio far passare, è che quando ho iniziato circa 4 mesi fa o 5 mesi fa a fare le dirette, io non sapevo neanche cosa fosse StreamYard. È proprio il fatto di dire: entro nel ghiaccio, rimane ghiacciato. Ecco, lì ho detto: ok, cos'è StreamYard? Qui ringrazio anche Walter Klingon che mi ha fatto conoscere StreamYard, ma poi mi ha spiegato alcune cose e poi di lì ho imparato facendo la prima diretta facendo dei casini mostruosi, non riuscendo a passare la diretta e altre cose del genere. Poco alla volta si impara, non sono perfetto, però è proprio queste cose che voglio trasferire. Io pratico la meditazione del freddo ed è per me una pratica molto importante. Tutte queste piccole pillole servono a me, ma servono anche a noi tutti, per riuscire a
praticare 24 ore su 24. Questo è importante, lo fa Damiano con il suo lavoro, lo faccio io con il mio lavoro, lo faccio attraverso la meditazione e questo è. E volevo questa sera, mi sento veramente un grazie a tutti quelli che ci hanno visto o che ci vedranno poi in differita. Grazie, grazie a te. Io sono veramente stato contento di averti conosciuto. Infatti, grazie a Samia perché ci ha messo in contatto. Sì, no, poi quando incontro persone come te rimango proprio affascinato, no? Perché poi sono delle cose, no, c'è proprio uno scambio. Ecco, Anche è riesco a reciproca. riuscire da come? Dico reciproca la cosa, quindi perché poi e parliamo Eh di nuovo di vibrazioni, è sì, importante. e poi anche gli interventi come quelli di Sabrina. Poi comunque, ecco, arricchiscono. Quindi io quando vado via Assolutamente. quando andrò via dalla diretta, no? Io già lo sento, no? Che mi sono arricchito non solo di contenuti, ma di vibrazioni, come dicevi, e anche di relazioni, perché comunque io e te ci siamo conosciuti, poi adesso abbiamo Certo. avuto il piacere di rincontrarci. Io ti ringrazio per avermi invitato alla diretta, veramente grazie. No, grazie a te di essere qua e grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato, ma sicuramente ne faremo anche un'altra, Damiano, più avanti e parleremo anche di altri argomenti, di altre cose legate a quello che sono i concetti di consapevolezza, vibrazione, amore, che sono i concetti che io rispetto. Ecco, un'altra parola che a me questa sera non abbiamo nominato, ma è proprio legata a quello che è il rispetto di se stessi e il rispetto degli altri, il rispetto dell'ambiente, rispetto, sul rispetto veramente si possono combinare veramente mille cose. Damiano, io ti dico, rimani ancora perché adesso noi usciamo, ma rimani dietro le quinte, ci salutiamo un attimo in privato. Io ringrazio tutti, grazie Damiano, alla prossima. Grazie Ciao. a voi. Ciao.